Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questo è Giochi Online. Benvenuti su questa nuova rubrica molto leggera, dove giocherò più che altro giochi online in flash che possono essere multigiocatore o meno. In questo caso ho deciso di iniziare da omgpop.com, che è un sito di giochi online molto conosciuto ultimamente, soprattutto per Draw My Thing. Ho visto su YouTube ci sono molti che giocano a questo, ma anche a Letterboxd e altro. Volevo giocare a Letterboxd inizialmente, però è in inglese, per cui magari potrebbe annoiare, quindi ho pensato che Draw My Thing potrebbe essere la soluzione giusta. Ok, nel frattempo che aspettiamo vi spiego brevemente le regole. Ah no, bene, abbiamo già iniziato. In pratica i giocatori a turno disegnano un oggetto, che può essere un oggetto qualsiasi, e noi dobbiamo capire di che oggetto si tratta. Ovviamente anche questo gioco è in inglese, quindi dobbiamo concentrarci un po'. Allora, cosa può essere? Termosifone, no. Una casa? No, troppe poche lettere. Sì, ma non puoi scrivere. Museum. Però clicco il tasto cheater perché non si può scrivere di cosa si sta parlando. Intanto mi sono preso 3 punti perché sono stato il primo a rispondere correttamente. Adesso tocca Sketchblade. Allora, quando rispondiamo esattamente diamo il punto anche a chi sta disegnando. Una linea? No. Cosa è? 4 lettere. Non è una casa. Hanno già indovinato. Tent. Sì, ok. Avevano già indovinato in tanti prima di me. No, forse uno solo, però ho preso solo un punto, quindi non è un granché. Adesso tocca a Tom. Sono a pari merito con questo Tom al momento. iPod? iPhone? Palazzo, 4 lettere. No, non è una porta. Cosa può essere? Cosa diamine sta facendo? Angolo? Ma non ha senso. Cosa è? Roof? Non ho idea di cosa stia dicendo. Cos'è con la G? Roof? Ah, Edge. Giusto. Ha un senso tutto ciò. Oven è forno, giusto? Come lo disegno un forno? Allora, vediamo, facciamo qua un quadrato. Ma perché scrivono dog e cat? Non ho neanche iniziato a disegnare. Qua facciamo il vetro. Magari facciamo un po' di riflessi. Poi facciamo qua le manopole. E basta, più di così io non posso fare. Cosa stanno scrivendo qua? Dai. Oven, ok. Sketchblade ha indovinato. Mi ha dato anche 2 punti. Per questo sono pari merito con Sketchblade. Tocca di nuovo a Miss Stefanova, che aveva già disegnato prima. What? Ma che cos'è?
Mi verrebbe da pensare scarabocchio, ma... Cosa sta facendo? Mi preoccupano quando fanno così. Mi sa che sta facendo un po' di casino. Dai, disegna bene. Non ho idea di cosa stia facendo. Organ. Ma non ha senso. Dai, ce la puoi fare. Tri. No, perché ha 5 lettere. Cos'è una pera? No? Troppi colori. Fruit. Fruit. No. Non è un frutto. Ha, finisce con la H. Se finisce con la H può essere CH. No, qualcuno ha indovinato. Un secondo, no. Ah, pesca, ma non è una pesca. Perché dovrebbe avere il colore giallo e i puntini rossi una pesca? Non ha senso. Ah. Dai, ce la puoi fare. Ok. Un po' di lag. Face. Ma no, mi è passato pochissimo tempo. Deve esserci stato qualche problema di connessione. Hai card meglio. E card potrebbe essere qualsiasi cosa. Però, per facilitare la situazione farò una carta da gioco. Anzi, so fare anche un rettangolo. Ah, non me lo fa fare. Vediamo un po' se riesco a disegnarla. Ma perché quelli sempre cane e gatto? Adesso potrebbe uscirmi qualcosa di ambiguo. Vediamo se riesco a disegnare una A. Ah, qualcuno ha indovinato, perfetto. Perfetto. Quindi chi ha vinto? Quel Tom che continuava a scrivere cane e gatto così tanto per fare. Va bene, sono arrivato terzo. Meglio di niente. Proviamo un'altra partita. Eccoci qua di nuovo con Tom che si appresta a disegnare la sua parola. Prima è capitata la parola canzone, non ho idea come fare in una situazione del genere. Cilindro. Adesso glielo scrivo io, cane. No. Cono. Ceppo, no. Ma non... Non ha un... Cioè, potrebbe essere qualsiasi cosa. Disegna bene, diamine. Fai qualche piccolo particolare in più. Due. Cosa stai facendo? La penultima lettera è una C. Sì. Tic no. Tacco, ma potevi metterci qualcosa dentro almeno quel tacco. Tocca a me. Non ho idea di niente di cosa sia questa roba qui. Snowflake. Ah, Snowflake dovrebbe essere il fioco di neve, giusto? Sì, quindi come lo faccio? No, il fioco di neve è difficilissimo.
Vediamo se riesco a rendere l'idea. Aspettate a rispondere che non ho ancora finito. Uffa, non riesco a disegnarlo. Qua. Che brutto! Mi sa che non farò il disegnatore da grande. Oh, meno male, qualcuno ha indovinato. Fantastico. E vabbè, lag, non tirate fuori scusa. Ci vuole tempo per disegnare un fiocco di neve, non è che poi non ce n'è uno uguale a un altro, quindi. Un letto? No. Una finestra? No. Due parole da tre lettere ciascuno. Una griglia? Il coso per fare il ghiaccio? Ice, sì, ice qualcosa. Ice, non so come si chiama. Sì, ice, non so com'è, non so neanche in italiano come si chiama, la formina per il ghiaccio. Formina ghiaccio. No, è ice. Ice ci sono arrivato, dammi una lettera dall'altro. Ice. Cox. I something 5, 4, box. Dai che ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. Perfetto. Non per primo, ma ce l'ho fatta. Purtroppo stavo già scrivendo un'altra parola, quindi mi ha fregato. Questa è una scatola grigia. No, non è un sigaro, perché tirate cose a caso? Questo è interessante. Cosa diamine è una freccia? Tipo non ho capito. Una catapulta! Come si chiama catapulta in italiano? In inglese? Catapulta. Catapult, è facile. Ah, ok, non ho fatto in tempo a scrivere, peccato. La sapevo però, l'avevo capito. Cosa ci fa con quel gelato disegnando? Fear? No, non è la paura. Cosa? Cosa sta facendo quel coso lì? No, mi sa che si è bloccato. Ma no, fart! Che schifo! Comunque c'è molto lag. Perché ogni disegno sembra una scatola? No. Sì, chair. Sedia? Ok. Come al solito sono l'ultimo. Mi sa che sto perdendo. Eh sì. Frame. Frame e cornice. Non so come disegnare una cornice. Come diamine la faccio una cornice? Allora, vediamo un po'. Che poi frame è una di quelle parole che può essere qualsiasi cosa.
Non è una tenda, smettetela. Quasi, uno ha scritto foto. Oh, qualcuno ha indovinato. Ok, bene. Mi piace quando indovinano le parole che disegno perché significa che almeno ho capito che parola si tratta. 1-0. Bottiglia. No, non è una bottiglia. Quante lettere ha? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayonnaise. Per una volta ho indovinato. Ma che... Dai! Devi evitare tutti quei disegni. Sono ancora in tempo per vincere. Perché se indovino questa, 3 punti, arrivo a 12 se la indovino per primo. Più che altro se questo disegna bene. Dai, disegna bene. Odio il giallo così che non si vede, fa venire mal di testa. No, due parole. Sun? Sun, sì, però due parole. 5 e 6. Cosa è? Click? No. Click? Non si scrive così, click. Mi sa che non ho capito. Una leva? Qualcuno ha indovinato. Non ho idea di che parola sia. Light switch. Cosa c'entra il sole? Dai. È fuorviante però. Non potete farmi questi disegni qua. Ok, mi sa che non vinco più. Un contenitore. 4 lettere. Perché tutti iniziano come una scatola. No, ha cancellato. Dai, però. Queste perdite di tempo. Milk. No, sì, milk, perfetto, indovinato. Però non ho indovinato per primo. Quindi comunque non ho i punti. Sono arrivato terzo e io arrivo sempre terzo. Va bene, per adesso questa sessione di giochi online termina qui. La prossima volta probabilmente giocherò a, non mi ricordo come si chiama. Andiamo a vederlo. Sì. A Letterboxd. Quindi, per adesso vi ringrazio di aver seguito il video, io sono Jolly Rouge e questo era il primo episodio della nuova rubrica Giochi Online. Ciao e al prossimo video!